Spero di non deludere nessuno di voi se, come ho fatto, darò un'interpretazione del termine magico che forse si discosta, un po', anche significativamente, rispetto a quello che nel senso comune siamo abituati a dare. Dovete sapere che la sociologia non serve praticamente a niente, ma, una delle poche cose che forse ha di utile, ha avuto di utile da quando un secolo e mezzo fa è stata fondata, era proprio quello di lottare contro il senso comune, cioè cercare di dare delle visioni del mondo e dei fenomeni sociali che fossero significativamente diverse, non necessariamente migliori o peggiori rispetto a quello che già ognuno di noi si costruisce come interpretazione delle cose che quotidianamente gli capitano. Pertanto, per me il termine magico oggi non è tanto fantasy, anche se degli esempi di fantasy li ho inseriti, ma il tentativo di cercare di capire come l'innato desiderio che ognuno di noi ha di dare senso alla realtà e possibilmente anche di immaginarsi e di rappresentare delle cose che prima non esistevano, che è alla base dell'idea di magia, corra lungo una linea molto sottile che separa all'interno delle discipline che si occupano di comunicazione, quindi sto usando un dominio molto ampio per parlare di questo tema, che separano la creatività, quindi l'innovazione e l'invenzione, dalla bufala, cioè dalla falsificazione e dalla mistificazione del messaggio comunicativo. Per fare questo, vorrei cominciare dalla fine. Cominciamo da tre immagini. Questa è la parte fantasy del mio intervento. Questa prima immagine, credo che qualcuno se lo ricorderà, è del professor Di Bella. Quest'altra è di Giampaolo Giuliani. Dopo, alla fine della presentazione, approfondiremo chi sono queste persone perché hanno prodotto delle eccellenti e molto credute, purtroppo, produzioni narrative, storytelling, bisognerebbe dire oggi, di tipo fantasy. E l'ultimo è proprio una produzione di casa nostra, e quando dico casa nostra non intendo solo di Torino, intendo dire che stava in via Giolitti, vicino ai giardini, alla Aiuola Balbo, i giardini Cavour, aveva lì la sua sede, ma soprattutto è proprio colpa di noi, scienziati della comunicazione e in qualche modo di chi oggi ancora insegna scienze della comunicazione, perché Vannoni, il cosiddetto inventore del metodo Stamina, una roba che ci ha reso così popolari che siamo riusciti a farci prendere per il culo anche da Nature, la più importante rivista scientifica del mondo, che però all'inizio era stata ingannata anche lei da Vannoni, insegnava psicologia, scienze della comunicazione con una laurea in lettere, ma se voi ancora oggi andate in giro a chiedere alle Iene chi è Vannoni, è molto probabile che vi dicano che sia un esperto di cellule staminali con una laurea in lettere. E quindi non vi stupirete del fatto che io sono il nuovo Man in Black, e quindi alla fine di questa presentazione vi sparaflasherò per farvi dimenticare tutto quello che ho detto nel corso della presentazione. Dobbiamo fare un piccolo salto indietro, però, e questo salto indietro è all'incirca di 35.000 anni, un salto che probabilmente meriterebbe la medaglia d'oro alle Olimpiadi, perché mi piacerebbe con voi innanzitutto provare a fare chiarezza sul dominio semantico di alcune parole, proprio nell'ottica di fare quello che il mestiere di sociologo impone, cioè prendere delle parole che sono di uso comune e verificare se, a prescindere da come quotidianamente tutti noi queste parole le impieghiamo nei discorsi e nelle conversazioni che facciamo, se effettivamente quello che queste parole davvero vogliono dire, corrisponde all'uso che noi ne facciamo oppure no. Nella maggior parte dei casi, se ci fermiamo ad un livello che non necessariamente deve essere il livello scientifico, scopriamo che sì, la maggior parte del significato delle parole che usiamo non è tanto diverso da quello che esse hanno in origine, quantomeno per come queste si sono codificate nello standard di una lingua che è facilmente riscontrabile oggi andando su Wikipedia e ieri comprando un dizionario e aprendolo a caso e leggendo qual era il significato di una parola. E le tre parole chiave della mia presentazione, lo avete visto già nel titolo, sono magia, scienza e comunicazione, e io cercherò di guidarvi in un percorso che cerchi di approfondire queste tre parole.
liquiderò facilmente il termine magia, uno perché non sono un esperto di magia, sinsalabin, ma anche perché il termine magia probabilmente è quello più comune rispetto agli altri due, quindi forse facilmente possiamo trovare un accordo. Direi che il modo in cui a me è venuto spontaneamente di sintetizzare il concetto di magia è quello che trovate qui, cioè la magia la possiamo pensare come una tensione ancestrale. Perché dico ancestrale? Perché i paleontologi, gli archeologi, gli esperti di preistoria ci dicono che ormai esistono prove di riti e di trasfigurazioni in termini di segni di questi riti che avevano un carattere, diremmo in termine filosofico, di tipo metafisico, comunque una tensione con qualcosa che andava al di là del concreto e dell'ambito empirico, praticamente da quando l'uomo ha incominciato a salire. Se siamo tutti d'accordo che la teoria di base è quella di Darwin, perché sapete che ultimamente siamo riusciti a mettere in discussione anche quello, ma se almeno su questo siamo d'accordo, e anche sul fatto che le scie chimiche sono una cagata pazzesca, per dirla come Fantozzi, se abbiamo almeno questi due punti, diciamo, minimi di accordo, e spero di sì, non essendomi arrivata una mela, credo che in faccia, credo che al momento su questi due punti concordiamo, possiamo pensare quindi che se seguiamo il modello darwiniano, quando l'uomo ha incominciato a staccarsi dalle scimmie, diventando prima un primate evoluto e poi incominciando a diventare uno di quei tanti modelli di uomo fino ad arrivare a quello che oggi si chiama Homo sapiens sapiens, almeno così dicono, fin da quel punto abbiamo prove che una tensione innata verso qualcosa che, ripeto, non era strettamente legato al mondo empirico, era presente, e l'uomo, sulla base della tecnologia che aveva a disposizione all'epoca, gli emoticon arrivano all'incirca, non volevo andare avanti, non credo di esserci andato io, comunque quando ritornerà, dicevo che sulla base della tecnologia che l'uomo disponeva a partire da 35.000 anni fa, per darvi un'idea, gli emoticon arrivano all'incirca nel 4000 avanti Cristo, cioè con gli antichi egizi, che erano quelli che riempivano di emoticon le piramidi e la sfinge e altre cose, e che ci abbiamo messo un po' di tempo anche ad interpretare, perché non era così facile capire tutte quelle faccine che cosa volessero dire. Ma fin dall'inizio l'uomo, sulla base dei dispositivi tecnologici che ha avuto, ha cercato anche di lasciare traccia concreta di questa sua tensione verso qualcosa che andava al di là del concreto. Quindi dicevo, 35.000 anni fa incominciano a esserci i primi segni di questa tensione, e dicevo, la magia la possiamo concepire come una tensione ancestrale verso una dimensione metafisica, cioè superiore ai limiti fisici raggiungibili attraverso i cinque sensi dagli esseri umani, e una tensione che è volta a quale obiettivo? L'obiettivo principale della magia è il controllo dei fenomeni psicofisici. Cioè, la magia è stata fin dall'inizio pensata dall'essere umano come una risposta al governo di fenomeni, soprattutto naturali e poi umani, quindi il controllo della natura intesa come natura non antropizzata, e invece il controllo di quella parte della natura che invece è antropizzata, allo scopo di esercitare un potere su fenomeni su cui l'uomo si rende conto di non avere particolarmente controllo. Non ci dobbiamo dimenticare, apro una parentesi nell'attesa che dalla regia risistemino la presentazione, ancora oggi i neuroscienziati ci confermano che buona parte dei disturbi psichici a base ansiogena, ad esempio, derivano da quella parte del cervello che si chiama cervello rettiliano, che si chiama così perché non è particolarmente diverso da quello che ancora oggi un coccodrillo o un serpentino hanno, fatte le dovute proporzioni, e che ha immagazzinato come risposta alle difficoltà dell'ambiente circostante l'ansia sotto forma di impulsi di tipo neurologico, che ci consentono immediatamente di preparare la nostra mente e il nostro corpo a una reazione, che è innanzitutto la fuga.
E in secondo luogo l'autodifesa. Perché? Perché quando 35.000 anni fa i primi uomini lasciavano i segni nelle caverne di questo desiderio di volgersi verso qualcosa di altro rispetto alla loro quotidianità, lo facevano innanzitutto perché quando uscivano da casa loro, che ancora non aveva particolarmente una domotica avanzata, aveva un focherellino perché già lo dominavano in questo periodo, ma quando uscivano da casa loro perché fondamentalmente avevano fame, spesso nel tentativo di cacciare qualche preda diventavano preda di qualcuno più grosso di loro. E ovviamente una reazione alla fuga e una reazione alla difesa era l'unico modo che quella specie, più piccola di tante altre specie, meno rapida, ma con un cervello mediamente più grosso, poteva avere per cercare di sopravvivere. Ora, quindi una tensione allo scopo di governare tutte queste forze con che cosa? Ovviamente nel tempo la magia si evolve allo scopo di governare questi fenomeni con delle tecniche che però avevano una base esoterica, e avevano una base esoterica, cioè erano delle tecniche che richiedevano un qualche tipo di iniziazione e di formazione per poter essere innanzitutto ammessi nel gruppo di quelli che questa conoscenza ce l'avevano e poi per poterle governare in maniera corretta. Se ci pensate, l'esoteria ancora oggi non ha assolutamente niente di magico, ma è comune a tantissimi gruppi sociali. Molte professioni, ad esempio, hanno degli albi e per arrivare ad avere accesso a quegli albi o per essere riconosciuti a livello istituzionale bisogna ancora oggi superare delle prove, e nel momento in cui le superi ti rendi conto di essere all'interno di un gruppo di pari che prima non ti trattava in quel modo e alla fine ti riconosce. Quindi l'esoteria, senza bisogno di andare a scoperchiare le centurie di Nostradamus, ovvero quella bellissima produzione letteraria che prevede il futuro soltanto dopo che il futuro è già accaduto, però possiamo renderci conto che un sacco di elementi esoterici, cioè di chiusura, sono presenti ancora oggi nella nostra società e sono addirittura governati e istituzionalizzati. Ma ovviamente io ho un tempo limitato, quindi non posso ripercorrere tutti e 35.000 gli anni che ci separano dal passato a questo momento, e vi chiederei quindi di fare un salto al XVII secolo. Perché il XVII secolo è un momento cruciale nella storia dell'evoluzione, almeno della cultura occidentale, perché tutta una serie di processi che erano già stati avviati quantomeno, sicuramente già in epoca medievale, ma rimaniamo con l'idea che il Medioevo è una roba simile a Game of Thrones perché fa figo e pazienza, ma almeno in epoca rinascimentale alcuni processi di sistematizzazione della conoscenza erano già cominciati, però è il XVII secolo il momento storico in cui possiamo quantomeno affermare che esiste e viene formalizzata una netta separazione tra quello che possiamo far entrare sotto questo grande calderone terminologico che è magia, con quello che invece poi diventa la scienza. A farlo è un italiano che curiosamente aveva lavorato nel mondo della creatività, perché nessuno lo sa, no? Insomma, magari lo sapete meglio di me, chiedo scusa per questa uscita arrogante, ma è meno noto nel senso comune che Galileo, prima di avere la cattedra di matematica allo Studium, come all'epoca si chiamava l'Università di Padua, la chiamavano così, Galileo era un creativo, e per lo più era un creativo della moda, cioè la famiglia di Galileo lavorava nel campo dei tessuti. E Galileo, come tutti i figli che nascevano da una famiglia di bottegai in ambito, insomma, artigiano o creativo, ovviamente non è stato messo a risolvere equazioni dalla mattina alla sera, è stato innanzitutto messo a bottega a lavorare lì. Poi il ragazzo ha dimostrato un qualche tipo di ingegno e ovviamente è riuscito ad andare a scuola dai maestri privati, come se solo le famiglie di un certo tipo si potevano permettere, la sua ha investito un po' di soldi, e a quel punto il ragazzo dimostra di essere un ragazzo con delle doti fuori dal comune, al punto che diventa poi un nome, fino a essere chiamato. All'epoca non c'era bisogno di fare concorsi più o meno trasparenti come invece avviene oggi, bastava semplicemente essere bravi, e un'università ti chiamava, ti diceva qual era il prezzo che ti avrebbe dato per le tue lezioni, incominciavi a lavorare all'università, e Galileo diventa professore di matematica a Padova. Non sto ad annoiarvi troppo, Galileo è quello che formalizza il metodo scientifico. Che cos'è il metodo scientifico? È il tentativo di oggettivare la conoscenza seguendo
un percorso sistematico basato su una delle tante tecniche che la scienza ancora oggi usa, ma che non è certamente l'unica. E vi dirò di più, noi sociologi, siccome per definizione siamo sfigati, e lo dico sul serio, non è una battuta ironica, siamo quelli che nell'ambito delle discipline che in qualche modo si sono dotate di un metodo scientifico, possiamo fare meno ricorso agli esperimenti, che è la tecnica che invece Galileo usa per formalizzare il metodo scientifico, perché noi non abbiamo a che fare con molecole o oggetti e proprietà di tipo fisico inanimato o animato ma con un'intelligenza non necessariamente particolarmente evoluta, come potrebbe essere la molecola di idrogeno, che per carità è intelligente, fa il suo, ma è sempre quella. Noi abbiamo a che fare con un insieme di molecole ben più complesse, che sono gli esseri umani, e non neanche tanto gli esseri umani presi come individuo singolo, ma gli esseri umani presi come aggregati. La sociologia, non l'ho detto prima, lo accenno brevemente adesso, è una scienza sociale continuamente in tensione tra l'individuo e la società, che cerca di rispondere a un paradosso che ancora non siamo del tutto riusciti a risolvere, ed è un po' magico anche questo, quindi. Il paradosso che ognuno di noi si percepisce come un individuo che, almeno nelle nostre società democratiche, ha una ampia gamma di gradi di libertà. Può parlare, può decidere come spendere il proprio denaro, può decidere come gestire il proprio corpo, può decidere con chi affiancarsi, può decidere tutta una serie di cose. Non siamo ancora particolarmente bravi, soprattutto nella decisione della libertà con cui affiancarsi. Alcuni primi passi li abbiamo fatti, speriamo non entro un secolo di completare l'opera, ma al di là di questo il paradosso è che ognuno di noi, pur sentendosi totalmente libero o quasi totalmente libero come individuo, se osservato con uno zoom modello Google Maps, cioè dall'alto, come aggregato di decine, migliaia, milioni, addirittura miliardi di individui, si comporta seguendo dei pattern che sono numerosi, ma non sono illimitati. E questi pattern, se osservati con una certa sistematicità, si ripresentano con dei meccanismi che possono cambiare nella declinazione specifica del fenomeno che stiamo osservando, ma se rimaniamo a volare come con un drone dall'alto, tutto sommato sembrano quasi equivalenti in alcuni casi. Di qui i comportamenti di alcune delle cose che vi ho fatto vedere all'inizio, su cui tornerò alla fine della mia presentazione con quelle tre facce, che sono tre casi avvenuti in tre momenti storici diversi, ma che osservate dal punto di vista della linea sottile tra creatività e mistificazione, invece hanno rappresentato dei pattern che si sono ripresentati in maniera quasi identica a distanza di decenni. Allora, che cos'è la scienza? Non vi rubo troppo tempo. La scienza è quella cosa che nella maggior parte dei programmi televisivi, soprattutto in Italia, e in alcuni, diciamo, blog, e ancora di più in alcune pagine su Facebook, si trova a suo agio come un pupazzo di neve dentro una fornace. Scherzi a parte, la scienza che cos'è? Diciamo, è la migliore approssimazione che la specie umana è riuscita a darsi per cercare di rappresentare e interpretare la realtà. Non è la realtà, la scienza non dà risposte verso un obiettivo che potremmo definire verità con la V maiuscola. Questa cosa, se qualcuno crede in qualche tipo di credo filosofico o religioso, può sperare che un qualche dio o qualche divinità ce l'abbia, non ce l'ha la scienza. La scienza, quando lavora bene, fa quello che diceva Norberto Bobbio: da un lato aiuta a capire che cultura è complessità del reale, cioè che le risposte ai problemi, se vogliono essere soddisfacenti ma non definitive, devono essere necessariamente complesse, perché le nostre società sono complesse, perché noi come esseri viventi siamo enormemente complessi innanzitutto a noi stessi, figuriamoci agli altri che devono cercare di interpretare quello che facciamo. La scienza quindi è un'approssimazione. È l'approssimazione che, quando la scienza lavora bene, è però la più attendibile con gli strumenti che gli esseri umani hanno per cercare di conoscere, misurare, quantificare e interpretare il mondo. Io sulla scienza mi fermerei qui, chiederei ancora quindi grazie. La scienza, tra l'altro, e questo vorrei che fosse chiaro, ha un altro elemento di magia che è molto interessante. Noi siamo abituati a pensare
alla scienza, al progresso tecnoscientifico, soprattutto quando pensiamo, che ne so, alla medicina, all'astronomia, al fatto che siamo riusciti ad uscire dal nostro pianeta con i mezzi che siamo riusciti a produrci, con la conoscenza scientifica che abbiamo prodotto nel corso dei secoli, abbiamo un'idea che la scienza si accumuli in qualunque disciplina, un pochino come i granelli di una clessidra, cioè più passa il tempo e più ovviamente qualcuno produce qualcosa che è un granello che finisce sopra un altro granello fino a che non fa una bella montagnetta. C'è un tizio che è diventato famoso, anche lui uno scienziato sociale, non era uno scienziato di quelli, insomma, dell'ambito più cosiddetto delle scienze dure, che a un certo punto si è preso un anno sabbatico e ha cercato di rifare la storia di tutte le principali discipline scientifiche dalla filosofia antica greca in avanti e si è reso conto che per i greci anche Aristotele era un fisico. Solo che oggi, se noi dovessimo provare a prendere sul serio le cose che diceva Aristotele nella sua fisica, lo piglieremmo per pazzo, cioè lo piglieremmo per una roba più da Katzinger di Crozza che per un filosofo che è uno dei più importanti filosofi della storia antica. E ovviamente la risposta non è che Aristotele era pazzo, ma che la scienza non procede sempre per accumulo costante. La scienza ha dei momenti magici che per correttezza dovremmo chiamare momenti rivoluzionari, che non sono per niente diversi da quando ci innamoriamo di qualcuno o da quando all'interno di una società un popolo decide di sovvertire il proprio ordinamento istituzionale, cioè di fare quello che si chiama rivoluzione. La scienza ha dei momenti rivoluzionari che coincidono in quelle fasi storiche in cui le teorie e gli strumenti che sono stati elaborati non riescono più a intercettare la maggior parte dei fenomeni e a spiegarli correttamente per i quali sono stati pensati. Cioè quando incominciamo a vedere che non riusciamo, mi è venuto in mente guardando adesso la videocamera, quando non riusciamo più a mettere fu a fuoco eppure abbiamo la sensazione di puntare verso il nostro oggetto, quindi lo vorremmo fotografare. Abbiamo capito che è lui, ma l'obiettivo che fino a qualche giorno prima metteva chiaramente a fuoco, adesso con tutto lo sforzo che facciamo incomincia a produrre immagini sfocate. A furia di accumulare immagini sfocate, qualcuno capisce che probabilmente il problema non è nell'oggetto che vogliamo fotografare, ma è nello sguardo che gli stiamo dedicando e incomincia a cambiare quello sguardo. Nel momento in cui questo sguardo cambia e incomincia di nuovo a scoprire delle cose, dei dettagli che lo sguardo precedente non riusciva a cogliere, avvengono delle fasi rivoluzionarie, si rimettono in discussione una serie di argomenti e di teorie e la scienza alla fine di questa fase rivoluzionaria torna in una fase normale, quindi dalla fase di innamoramento o ci siamo lasciati o, ci siamo o abbiamo intrapreso un percorso di amore, per rimanere con questa analogia, e a quel punto la scienza è cambiata, ma non ha più accumulato, anzi, la montagnetta di granelli di sabbia che aveva contribuito a creare, l'ha presa e l'ha buttata via e sta incominciando ad accumulare qualcos'altro. Un esempio banale, questa è la foto più fantasy che sono riuscito a mettere in questa presentazione, me ne scuso con chi ho parlato prima con una ragazza che è una fotografa, mi parlava di fantasy, che è un tema che a me piace molto, ti devi accontentare di questo, oltre non riesco ad andare. E questo non è nient'altro che il modo con cui concepivamo l'universo, o meglio il sistema solare, che all'epoca coincideva con l'universo per gli studiosi dell'epoca, con Tolomeo e con Copernico. Vi assicuro che il giorno dopo che Copernico ha detto che al centro c'era il Sole e non c'era la Terra nel sistema solare, gli esseri umani che si sono svegliati hanno continuato a vedere sorgere il sole a est e tramontare a ovest e non è assolutamente cambiato niente, non gli è arrivato un messaggio divino, cioè all'occhio laico non è cambiato assolutamente niente, ma all'occhio scientifico era cambiato tutto. Tant'è vero che, come ricorderete, la Chiesa all'inizio non l'ha presa benissimo, ma insomma, questa è una tradizione che dura da qualche secolo, quindi non ci stupisce più. Ora, alla conclusione di questa prima parte, lasciando gli ultimi minuti all'ultimo approfondimento sui casi che vi ho fatto vedere prima, creatività e scienza sono in antagonismo. Voi siete creativi e sicuramente siete più preparati di me, almeno credo la maggior parte di voi insomma, lavori nelle professioni della creatività e siete quindi sicuramente più preparati di me che, come ho raccontato anche a Roberto quando mi ha proposto di venire qui, ho ancora in celofanato il libro di storia dell'arte delle superiori, quindi io ricordo vagamente più o meno quello che mi era stato detto di arte in terza media. Ma tra la seconda e la terza media ricordo che a un certo punto si parlava di un tizio, un
po', insomma, dal caratterino non proprio facilissimo e tendente a patire di mania del complotto, che si chiamava Filippo Brunelleschi, cioè una persona non facile, però una persona che ha dimostrato che una roba che era quasi ferma da un secolo, disegnata da un certo Neri, non mi ricordo più come si chiamava il resto, aiutatemi voi, ma che per un secolo a Firenze continuavano a dire: ma questa cosa che è molto bella, alla fine, ma sarà fattibile? E lui, con un po' di fatica, perdendo la prima volta un concorso, rivincendolo la seconda volta insieme ad altre due, mettendosi un po' da fare, si è inventata una roba che oggi è molto banale, ma era un argano che bastava togliere un pezzettino e poteva avvitare portando su delle cose, portandole giù, senza chiedere ai buoi, che di solito sono un po' lenti, di togliersi, invertire. Insomma, si è inventato un oggetto che ha consentito di portare su una quantità di pesi tali, strutturati in un modo tale, che effettivamente quella cupola, dopo quasi un secolo, sono riusciti a chiuderla. Ora, il modello della bottega rinascimentale, per quel poco che ne so, è un modello classico che unisce creatività e metodo scientifico. L'idea che la creatività sia contraria a un percorso sistematico che è tipico della scienza, cioè a uno studio, a una sistematizzazione, alla falsificazione dei risultati per capire se almeno esiste un caso che non coincide con le idee che tu ti sei fatto, quindi al tentativo di autosmentirsi per arrivare con un sapere il più attendibile possibile. Quindi l'idea che queste due cose siano in antagonismo è un'idea abbastanza naif, che si è affermato con l'estremizzazione della comunicazione pop e commerciale, cioè nel momento in cui, in qualche modo, soprattutto il modo con cui si comunica nelle società consumistiche è dovuto tendere, per cercare di non essere messi in discussione dai propri clienti, con l'idea che io sono un creativo, se l'idea mi è venuta, tu non sei autorizzato a mettermi in discussione, ma ancora di più io non sono autorizzato a legittimarmi ai tuoi occhi, cioè ad accettare di doverti rendere conto di quello che ho fatto. La mia idea è quella, al limite hai una serie di alternative e la storia finisce lì. Questa è stata una captatio benevolentia, in modo tale che alla fine di qui mi vogliate tutti bene, ma io sono sicuro che nessuno di voi è preda di questo modo di pensare, che ormai, devo dire la verità, è anche piuttosto vecchio. Però, per un sociologo, la creatività, se vogliamo usare di nuovo questo termine, anche la magia della scoperta, coincide con un'espressione che un sociologo americano degli anni 50, lo stesso che ha inventato un'espressione che ancora oggi nelle cronache su, diciamo, scandali, tangenti, così si usa molto, ha inventato l'espressione colletti bianchi, Wright Mills, ha utilizzato per cercare di farci capire che in realtà il mestiere di chi interpreta e studia la società ha una forte base creativa, e questa creatività si chiama immaginazione sociologica. In breve, che cos'è? Che è quella cosa per cui, rispetto alle cose quotidiane, a quelle che noi tutti viviamo e non diamo per scontato, il fatto ad esempio che se adesso andassimo a quella fermata del pullman dovremmo magari aspettare 5, 10, 15 minuti l'autobus, per dire l'esempio più cretino che mi viene in mente guardando alla mia destra. In realtà ci fa comportare da marziani, cioè come persone che non danno per scontato che quella cosa lì è così, perché sono appena arrivati da un altro pianeta, e quindi tutta una serie di cose che gli esseri umani, cioè i terrestri che vivono questo pianeta, danno per scontato perché sono convinti di avere mille cose più importanti a cui pensare, e che quindi su cui non si soffermano, per lui invece sono totalmente straniere. Questo modo di comportarsi fa sì che, rispetto alle spiegazioni banali, che ne so, alla Salvini, per citare l'esempio più facile che di solito mi viene in questo ambito, cioè esiste una crisi economica perché chi arriva da un altro paese, soprattutto se non ha il colore della tua pelle o crede un altro Dio, di fatto ti ha rubato il lavoro, che è una delle cose che i dati invece economici smentiscono sistematicamente. Esiste semmai una correlazione diretta tra il fatto che una parte di immigrazione, svolgendo dei lavori che ormai le società più evolute tendono a non voler più svolgere, soprattutto avendo meno strategie per evadere le tasse, contribuiscono a tenere in piedi il sistema generale di una società. Ecco, però il senso comune è quella cosa lì di una spiegazione così semplice: è più facile avere paura del diverso e incolpare di un problema qualcosa che è straniero in tutti i sensi. Ecco, l'immaginazione sociologica invece ti dice: no, esiste un modo per verificare se questa affermazione ha un rapporto di causa-effetto oppure no.
L'immaginazione sociologica è quella cosa che ti guida e ti dice: io provo a smentire, cioè prendo per buono che quell'ipotesi lì sia falsa. Se non la riesco a smentire, ha ragione Salvini, fino a prova contraria. Ora, sono una bestia, è saltato di nuovo, scusate, potete, vi chiedo scusa, schiacciare una... Ecco, già fatto, siete perfetti. Però, qual è l'estremizzazione del desiderio di immaginare, di creare e di pensare in maniera magica? La mistificazione, cioè la falsificazione sistematica della realtà, che spesso avviene... noi tutti ci raccontiamo una versione della nostra vita quotidiana che non è detto che coincida con la realtà degli altri 6 miliardi 999 milioni di persone che ci sono su questa terra, ma alle volte invece avviene con dolo, comunque avviene con consapevolezza, per ottenere determinati scopi. Ad esempio, la propaganda è una delle tecniche per mistificare la realtà ed ottenere un effetto, soprattutto in momenti difficili come potrebbe essere una guerra, per stringere il popolo attorno al desiderio di chi in quel momento ha il potere per governarlo. Vi chiederei ancora di andare avanti. Qui l'idea più semplice per capire che cos'è mistificazione mi viene da uno dei libri di Lewis Carroll, Attraverso lo specchio. Ci hanno fatto un film di recente che mi hanno detto non è andato benissimo, il libro però è interessante ed è pieno zeppo di riferimenti di tipo semantico rispetto alla quella che Michel Foucault chiamava le parole e le cose, cioè il modo in cui conosciamo la realtà e il linguaggio per poterlo conoscere. Questa frase ve la leggo rapidamente. Quando uso una parola, disse Humpty Dumpty, in modo piuttosto sdegnato, essa significa esattamente quello che voglio, né più né meno. Cioè il governo del senso è la base della mistificazione, l'imposizione di un'unica visione rispetto alla complessità del reale. La domanda è invece, gli risponde Alice in maniera piuttosto sagace, se si può fare in modo che le parole abbiano tanti significati diversi. Le parole spesso hanno tanti significati diversi, ma questi significati, essendo il significato una costruzione sociale e culturale, non è illimitato, ci dice Umberto Eco. Chiederei di andare avanti di due invece. Ritorniamo ai tempi recenti e concludiamo questo mio intervento. Ancora grazie. Brevemente riassumo chi era il professor Di Bella. Il professor Di Bella è un fisiologo che a un certo punto è convinto che una sostanza, la somatostatina, è in grado di curare in maniera efficacissima un'ampia gamma di tumori, compresi dei tumori anche avanzati già con metastasi. In una delle interviste a Bruno Vespa, e persino Bruno Vespa, che di solito è uno che quando trova queste situazioni ci costruisce un plastico e ci ricama su, in quel caso persino a Bruno Vespa cadde in faccia, cadde per terra la faccia e gli disse: ma professore, davvero lei dice che è riuscito a curare addirittura dei tumori del pancreas in stato avanzato, che purtroppo sappiamo essere tra i più tremendi che la medicina abbia identificato? Questa vicenda parte nel 97 e vi devo dire la verità, nonostante siano passati praticamente 20 anni, non è assolutamente terminata. Se voi andate in rete trovate ancora dei gruppi, dei siti che hanno un meccanismo che dopo approfondiremo perché è comune a tutti questi episodi, che è quello di ritenere che modello semiotico base, modello fiaba di prop, esiste un protagonista che ha una prova molto difficile, che è quella di guarire delle persone che ne hanno bisogno, ma esistono sempre degli antagonisti. Gli antagonisti sono innanzitutto delle lobby, di nuovo, magia, esoteria. Cioè, stiamo parlando di qualcuno che in segreto lotta per cercare di impedire ad un eroe di riuscire a raggiungere il suo obiettivo. E ancora oggi, se voi leggete come si parla e come chi aderisce alla cura di Bella parla di questa figura, della figura del figlio che adesso la sta portando avanti e del potere che queste sostanze hanno di guarire, ne parla in termini che sono assolutamente magici, assolutamente magici. Passiamo al secondo caso. Il secondo caso è un caso altrettanto tragico. Sapete, ad aprile del 2009 all'Aquila arriva un terremoto tragico come più o meno come quello che c'è stato un mesetto fa ad Amatrice. Ci sono 400 morti, c'è un signore, Giampaolo Giuliani, che non è un sismologo,
non ha scritto un singolo articolo scientifico sul tema, non è riconosciuto dalla comunità scientifica perché non ha partecipato neanche a mezzo convegno, non ha mai avuto nessun tipo di rapporto con l'università, è un tecnico dei laboratori di fisica delle alte particelle che stanno sotto al Gran Sasso, è un tecnico, non so, scusate se banalizzo, ma è come se il signore che è al campus dove io insegno e ci monta i computer o sposta le provette di laboratorio, a un certo punto venisse descritto come un esperto della materia in cui lui in realtà non fa nient'altro se non collaborare appunto come tecnico. Cioè, non so, non credo che voi vi fareste curare se domani andate alle Molinette dalla persona che sposta i carrelli, con tutto il rispetto per questo mestiere, da un reparto all'altro, perché sì, è vero, lavora alle Molinette, ma non è un medico. Ecco, invece i media lo presentano come uno scienziato e lui dice una cosa molto semplice: il giorno dopo di quel tragico terremoto, in diretta, non in diretta, ma in prima serata, a porta con Di Pietro, La Russa, e Di Pietro che gli dà più ragione ancora di La Russa. Quindi capite voi che situazione ha di fronte il direttore dell'Istituto Nazionale di Sismologia e Vulcanologia, che in maniera molto garbata gli prova a spiegare al pubblico che tutte le cose sulla scienza e sul metodo che vi ho raccontato io. Quell'altro, in diretta, in collegamento dall'Aquila, dice: signori, io in realtà ho un metodo, che ho una macchinetta che capta il radon, che è un gas nobile che viene naturalmente emesso dalla crosta terrestre, e ho capito che sulla base dei valori di questo radon si riesce a capire se sta per arrivare un terremoto o no, e anche con una certa attendibilità sul luogo dove arriverà. Tanto è vero che io e la mia famiglia quella notte abbiamo dormito in macchina. 3-0, partita secca, ha vinto lui, per le due ore successive, e quel direttore dell'istituto è diventato sempre più piccolo, fino a che alla fine della puntata Vespa dice che arriva una lettera di uno dei più grandi esperti di sismologia al mondo, che vuole conoscere Giampaolo Giuliani. Quindi Giampaolo Giuliani è diventato il nuovo vate dei terremoti. Ultima immagine, stamina, non ve la sto neanche a raccontare perché è talmente recente e si è conclusa soltanto in quest'ultimo periodo. Non parliamo di tumori, non parliamo di terremoti, parliamo di cure con le cellule staminali. Io vi dico solo una cosa: quando ho parlato con il centro Ottolenghi, che sta al San Luigi, che è il più importante centro che abbiamo qui ed è uno dei più importanti al mondo sugli studi legati alle cellule staminali e alle neuroscienze, una sola cosa ho capito parlando con uno dei più importanti esperti che c'è in quel centro, che è un medico ed è un professore che studia queste cose qui, cioè le cellule staminali sono un oggetto particolare, la scienza ancora oggi le sta usando con molta cautela, perché una cosa l'ho capita: la cellula staminale, siccome può ancora essere programmata, può anche dare il via a nuovi tipi di tumore, cioè anziché curare può creare altri danni. Io qui mi fermo perché sono un medico, ma questa cosa l'ho capita chiaramente. Ovviamente lui ha fatto una società privata, una fondazione, per cui dietro ampi compensi curava con delle iniezioni di staminali delle persone, e quando si è cercato di bloccarlo, perché ovviamente oggi, al giorno d'oggi, non si può curare uno così svegliandosi, facendo una società privata e iniziando a iniettare cose che non si capisce cosa siano, c'è stato un impatto mediatico potenziato ad esempio dalle Iene, che ha fatto sì che si provasse comunque a fare una qualche sperimentazione, quindi a investire denaro pubblico, che vi assicuro già ne arriva tanto in università, in una roba che tutti già sapevano che era una bufala. Concludo dicendo questa cosa: perché questo avviene? Vediamolo rapidamente. Primo punto, passiamo oltre, grazie. Primo ingrediente. Queste sono dimensioni prettamente comunicative, che hanno a che fare anche con il vostro mestiere, ne sono sicuro. Primo, la forma e il contenuto del messaggio. Questi sono tre casi diversi, ne avrei probabilmente potuti portare qui 300, ma sono i tre più eclatanti degli ultimi anni. Il messaggio è costruito in maniera verosimile. Il messaggio è costruito con tecniche emotive ed enfatiche, cioè parla alla pancia e all'irrazionalità del destinatario, non cerca di dimostrare assolutamente niente. No, non andate avanti, rimaniamo qui. Poi c'è una cosa particolare, questa forse è la cosa un po' più difficile, ma ve la spiego rapidamente così. Da tempo, non soltanto in Italia, quando si prova a parlare di comunicazione
e conoscenza scientifica, avviene un fenomeno che alcuni studiosi chiamano scientizzazione della politica, perché la politica ha un suo peso. La politica nel 97-98, il peso mediatico e dell'opinione pubblica sulla cura di Bella è stato così forte che il ministro della sanità di allora, che era Rosi Bindi, che all'inizio era contrarissima e diceva che assolutamente non avrebbe investito una lira per fare quella sperimentazione, alla fine ha investito 3 miliardi di lire per fare quella sperimentazione, che si sapeva già dove doveva andare a parare. Infatti è andata a parare sul fatto che non ci sono prove scientifiche che non solo che regredisca, ma che faccia anche bene come cura palliativa, cioè non succede niente, è frutto del caso quello che succede, non c'è una relazione causale. Piglio l'aspirina, sto meglio, se sono allergico muoio. Quella è una relazione causale. Qui non è successo niente, quello che succedeva non dipendeva dalla somatostatina. Però, che cosa succede? Che quando questi tipi di notizie vengono così tanto enfatizzate e smuovono grandi fette dell'opinione pubblica, a un certo punto il dato scientifico e il dato pseudoscientifico, e qui torno alla magia, diventano una bacchetta magica, cioè diventano lo strumento retorico per poter fare una cosa a cui noi purtroppo oggi siamo molto abituati, ma che come i nostri padri avevano pensato alla democrazia, è molto diversa. Cioè il fatto che i numeri veri, attendibili, scientifici o pseudoscientifici che siano, perché anche Di Bella e anche Giuliani e anche Vannoni citavano dei numeri, non parlavano solo di filosofia. I numeri vengono usati come uno strumento retorico per fare una cosa, per azzittire le controversie. Nel momento in cui io dico, lo dicono i numeri, avete mai sentito un dibattito politico? Quante volte a un certo punto qualcuno dice, sono i numeri, è oggettivo. Lo scienziato sociale, ma che collabora spesso anche con gli scienziati, quelli veri, non fuffa come me, vi dico che i numeri e le osservazioni hanno sempre un certo grado di errore, quindi il numero è comunque un oggetto costruito che può essere manipolato. A livello retorico, la scientizzazione della politica vuol dire, non apro un dibattito democratico, ma tolgo questo dibattito democratico, lo riservo ad una lotta tra scienziati e pseudoscienziati in modo tale che non si possa aprire una discussione nell'arena democratica. Possiamo andare avanti? Terzo ingrediente, i media. Ho notato, studiando da qualche anno questi casi, che i media trattano la scienza in una maniera ambivalente. Da un lato la fanno passare ancora come in un tempo si parlava della magia, cioè lo scienziato in alcuni casi è trattato come qualcuno che è diverso dalla maggior parte delle altre persone, perché ha raggiunto, diciamo, il pinnacolo di un sapere che è fuori dal comune, per cui tu lo devi ascoltare quasi come nelle società premoderne ascoltavi il sacerdote. E basta. Però dall'altro lato fanno delle cose contraddittorie, ad esempio, danno sempre l'idea che il modo migliore di parlare di questi argomenti complessi sia quello della par condicio, la famosa par condicio che il nostro ragazzo che ha fatto 80 anni ieri ha voluto diffondere in maniera molto molto ampia quando gli conveniva, quando non gli conveniva se ne dimenticava, ma perché? Perché non va bene dal punto di vista scientifico? Perché la scienza non è democratica per niente, il sapere non deve essere democratico. Cioè, quando io faccio a porta una puntata in cui metto il direttore generale dell'Istituto Nazionale di Sismologia e Vulcanologia di fronte a uno che dice che predice i terremoti con un sistema che al momento non ha nessun tipo di credibilità, su cui non c'è stato uno straccio di articolo scientifico prodotto, quindi non è stato verificato da niente e da nessuno, sto comunicando a me, a voi, a chi, a mia mamma, a chi in qualche modo non è tenuto a essere esperto di questi temi e aver consultato tutti i libri di sismologia prodotti nel mondo, che su quel tema la scienza è divisa perfettamente a metà. Cioè, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. E quindi, di fatto, è la tua parola contro la mia. Cioè, sto avvalorando qualcosa che non è scientifico, semplicemente rappresentandolo per magia in maniera equamente distribuita. Voi fermate un sismologo in tutto il mondo e ditegli se i terremoti possono essere predetti. A parte Giuliani, se è un sismologo riconosciuto da qualche istituzione privata o pubblica seria, vi dice che i terremoti sono imprevedibili al momento. Okay? Eppure in quel momento la televisione ci stava dicendo il contrario, che è un'opinione, non che è un fatto studiabile. Ok? Dall'altra parte, vabbè, l'altro effetto salto perché ormai ho sforato. No, ecco, mi sono dimenticato. Andiamo ancora avanti, scusate. Qual è il quarto ingrediente, cioè l'ultimo con cui concludo?
grazie ancora. Quarto ingrediente, ho dimenticato di aggiornare il 3, siamo noi. Il quarto ingrediente, siamo noi come destinatari di queste magie o di queste comunicazioni scientifiche e pseudoscientifiche. Grazie. Siamo noi che, e qui mi ricollego al punto da cui siamo partiti, suggerendovi anche una lettura che a me all'epoca aveva abbastanza cambiato il modo di vedere le cose, siamo noi, e in questo dicevo mi ricollego ai nostri antenati di 35.000 anni fa, che nonostante gli iPhone, nonostante le macchine che tra un po' si guideranno da sole, speriamo senza schiantarsi, e tutte le innovazioni in campo creativo, tecnologico, scientifico che abbiamo conosciuto nel corso di questi millenni, non abbiamo ancora perso da un lato la capacità di stupirci e dall'altro il desiderio di tendere a interpretare e dare un senso a quello che alcuni filosofi cosmologici ancora oggi chiamano l'ultima sfera, cioè il tentativo di dare un senso al fatto che siamo qui in un mondo che probabilmente non è stato pensato a nostra immagine e somiglianza e sulla nostra misura, anche se noi avremmo tanto desiderato che le cose stessero così, e non avendolo trovato ce lo stiamo continuando a costruire. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.